parlare di un mio saggetto molto limitato di ampiezza, edito da Marietti, costo assolutamente moderato, solo 10 euro, titolo ufficiale Una mappa delle arti nell'epoca digitale, ma io preferisco il sottotitolo Per un nuovo Laocoonte. Il protagonista di questo mio studio è il Lessing. Gotthold Ephraim Lessing, un tedesco vissuto tra il 1729 e il 1781, era in sostanza un poligrafo attaccato soprattutto al teatro. Infatti, una sua commedia, Minna von Barnheim, esiste ancora nei repertori del teatro di lingua tedesca, naturalmente. Ma è ricordato soprattutto per un suo saggetto intitolato Laocoonte. Molto interessante, è uscito nel 1760 o giù di lì, perché lui si è rivolto al famoso gruppo scultoreo del Laocoonte, attorno a cui c'è fitto mistero. Noi non sappiamo né chi l'ha fatto, né quando. Si pensa che sia stato attorno al primo secolo avanti Cristo o anche dopo Cristo. E quello che interessa a Lessing è confutare uno stupido stereotipo. Ut pictura poesis, quel luogo comune che equiparava la poesia alla pittura, e lui invece giustamente dice: No, signori, e il Laocoonte ne è un perfetto esempio. Noi abbiamo due versioni da Laocoonte: una scultorea, il famoso gruppo di questo ignoto artista, e una versione in poesia, dataci da Virgilio nell'Eneide, quando nel secondo libro dell'Eneide Enea giunge a Cartagine e racconta ad Idone e agli altri quello che è successo la fine di Troia, legata al famoso cavallo di Troia, dove si erano nascosti dentro i greci, avendo visto la mala parata, e però ci fu proprio il sacerdote Laocoonte che aveva capito il trucco e allora aveva esortato i suoi concittadini a non lasciarsi ingannare, pronunciando quella frase famosa che vale ancora oggi: Timeo Danaos et dona ferentes, temo i greci anche quando portano i doni. Ma gli dèi allora giocavano sporco, e in particolare Pallade, Atena, in latino Minerva, proteggeva assolutamente, era dalla parte dei greci, diciamo, e quindi punisce questo Laocoonte mandando dal mare un serpente mostruoso che lo avviglia, lo soffoca assieme ai due figli. E lo scultore ha fatto questo gruppo. E invece Virgilio ha descritto questa operazione. Da qui la differenza tra le arti visive, che sono sincroniche, perché come nel caso del Laocoonte lo spettacolo viene dato immediatamente. Questo gruppo scultoreo magnifico ce l'abbiamo dato tutto in una volta. Invece, naturalmente, Virgilio, che usa la poesia, usa la parola, va in diacronia, cioè ha tutto il tempo per far seguire i vari quadri. Bene, il Lessing è stato molto acuto perché ha detto: allora noi dobbiamo distinguere tra le arti dello spazio, pittura, scultura e architettura, e arti del tempo, poesia, musica, teatro, eccetera, eccetera. Questa è una distinzione che è esistita fino alla fine dell'Ottocento e ancora ai primi del Novecento, ed è stata sconfitta dalle nuove tecnologie, quando è arrivato intanto la fotografia si è impadronita della striscia, diciamo, col famoso Muybridge, che per vedere se un cavallo al galoppo c'era un momento in cui teneva sollevate tutte le zampe, ha fatto la strisciata. Poi è arrivato il cinema, e poi sono arrivati i motorini per cercare di dare movimento alle arti visive, e finalmente è arrivato il video. E infatti diciamo che al giorno d'oggi c'è una specie di esito comune a tutte le arti, che è l'elettronica, sono i pixel. Sia perché le arti visive adesso hanno il video, la videoarte, che è perfetta perché registra tutti i valori visivi, tattili, acustici, eccetera, eccetera, performativi e così via. Ma si sa che anche cinema, televisione, eccetera, ricorrono all'elettronica. Quindi, in un certo senso, tutto finisce dentro al tubo catodico. E poi ci sarebbe invece una residua differenza, ma il discorso sarebbe troppo lungo.